Ciao a tutti figliolini e bentornati sul mio canale. Siamo arrivati al 14 di agosto e i veri fanboy Apple sanno che questo vuol dire un mese esatto alla presentazione dei nuovi iPhone. In questo video cercherò infatti di raccontarvi tutte le novità che oramai si sanno di per certo, perché sono leak, sono notizie trapelate che sono oramai state riprese tante volte, sono state confermate da talmente tanti leaker, talmente tanti miei colleghi youtuber, che oramai possiamo dare per assodato con un ottimo grado di approssimazione che sono novità che veramente vedremo su questi nuovi iPhone. Quindi ho cercato di fare un video un pochettino più di alleggerimento, visto che è il giorno prima di Ferragosto, e quindi questo video dai un pochettino più una chiacchierata tranquilla, buona anche se volete per qualche chiacchiera da ombrellone, ma vedete ci sono tantissime novità veramente veramente interessanti. Naturalmente ve le racconto dopo avervi ricordato le solite cose: un bel like se questi video vi piacciono, vi interessano, iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto, e soprattutto il mio canale delle offerte Telegram, offerte Express, dove ogni giorno metto le migliori offerte del mondo tech, dove sicuramente arriveranno gli iPhone 13 appena verranno presentati. Ve lo dico sempre, offerte Express è gratuito, ma può farvi risparmiare un sacco di soldi. Partiamo subito da una cosa che ha fatto molto parlare e soprattutto gli youtuber, che è il nome di questi nuovi iPhone. E già, perché sembrava all'inizio che Apple potesse chiamarli solo iPhone 12S, perché le novità proprio a livello di hardware, di CPU e quant'altro non erano così rivoluzionarie da poter giustificare un avanzamento di serie. Invece poi alla fine sembra che si chiameranno proprio iPhone 13, come in realtà tutti ci aspettavamo. E altra cosa più squisitamente commerciale proprio era la lineup che uscirà di questo iPhone 13. Sapete che iPhone 12 è uscito in 4 versioni: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e Pro Max. La versione mini non ha venduto come Apple si aspettava, ha venduto molto meno delle altre versioni, per cui sembrava che potesse essere abbandonata. In realtà, visti anche i mock-up, quindi proprio diciamo i prototipi quasi finali che vengono realizzati e i render dai disegni CAD che vengono comunque passati da Apple ai produttori di accessori, di cover e quant'altro, per poter creare chiaramente gli accessori in tempo per l'uscita dei dispositivi, sembra invece che l'iPhone 12 mini ci sarà anche nella versione 13. Poi effettivamente, se continuerà diciamo questo insuccesso di vendite, può darsi che verrà poi abbandonato nella prossima edizione di iPhone. Passiamo invece alle novità. Tra l'altro questa è una delle più attese, più richieste, e riguarda il notch. Allora, sapete tutti che fin da quando è uscito per la prima volta il notch sugli iPhone è sempre stato criticato per le dimensioni giudicate eccessive. Apple si è sempre giustificato dicendo che all'interno del notch risiedevano tutta una serie di sensori: sensori di prossimità, illuminatori infrarossi, sensore per il Face ID, la fotocamera e quant'altro. Quindi tutta una serie di sensori che non potevano essere alloggiati in un notch più piccolo. Sembra invece che su iPhone 13 si sia riusciti a restringere praticamente della metà la dimensione del notch, andando in buona sostanza a spostare quel tagliettino della capsula auricolare, quella che serve per sentire durante le chiamate e che viene utilizzata come seconda cassa stereo, e praticamente il taglio è stato spostato dal centro del notch, dove è sempre stato, praticamente nella parte superiore del notch, andando a creare un taglio tra il notch e proprio il bordo del dispositivo. Sto cercando di farvi vedere delle immagini per farvi capire, e questo spostamento della capsula auricolare consentirebbe di far stare tutti i sensori in un notch molto più ristretto. Altro dettaglio estetico, però anche in questo caso dettato da un dettaglio funzionale,
e il design sfalsato delle fotocamere di iPhone 13 e iPhone 13 mini. Allora, nella versione 12 di iPhone questi modelli avevano soltanto due fotocamere, ed erano messe una sotto l'altra. Nei nuovi iPhone 13 sembra che saranno messe sfalsate, e questo potrebbe, a quanto dicono i rumor, essere dovuto al fatto che anche il sensore principale di iPhone 13 e iPhone 13 mini, a differenza di quanto capitava sulla versione 12, sarà dotato di stabilizzatore. Quindi un sensore dotato di stabilizzatore occupa più spazio, e quindi è necessario mettere questi due obiettivi sfalsati, perché altrimenti non ci starebbero. La modifica degli obiettivi sembra che ci sarà anche sui modelli Pro e Pro Max, visto che in questi modelli invece il modulo della fotocamera, cioè la parte sporgente che ospita gli obiettivi della fotocamera, aumenterà di dimensione, e quindi questo quasi sicuramente vuol dire che al suo interno ci saranno o degli obiettivi più grandi o qualche ammenicolo tecnologico in più su questi obiettivi, che avrà bisogno di un modulo fotocamere maggiorato. Altro rumors che farà molto piacere ai videomaker e agli appassionati di fotografia, comunque i creator, riguarda sempre la fotocamera, ed è una funzione che viene attivata sulla fotocamera dei nuovi iPhone 13, che è l'effetto ritratto nei video. Sapete che l'effetto ritratto è quello che praticamente va a mettere a fuoco solo il soggetto che sta davanti e a sfocare tutto quanto il resto dell'immagine inquadrata. Sembra che finalmente sarà possibile farlo anche nei video, prima si poteva farlo soltanto nelle foto, e probabilmente, a mio avviso, solo sulla versione Pro e Pro Max, che sono dotati del sensore LiDAR, che è perfetto proprio per questo tipo di utilizzo, perché va proprio a misurare le distanze. Questo sarà possibile solo sugli iPhone 13, perché la CPU e il processore grafico interno che montano gli iPhone 13 saranno i primi in grado di fare questo render in tempo reale delle immagini, andando a tenere a fuoco soltanto un soggetto e sfocare tutto quanto il resto. Passiamo ora a un dettaglio tecnico molto molto atteso, che riguarda lo schermo. Finalmente iPhone 13 avrà lo schermo a 120 Hz. E sì, perché questa, dovete sapere che è stata una cosa controversissima quando sono usciti gli iPhone 12. Infatti il pannello degli iPhone 12 da scheda tecnica poteva supportare 120 Hz, ma questa funzione non è mai stata abilitata via software. Sembra a questo punto che il problema con questi pannelli sia stato risolto, e finalmente iPhone 13, quasi sicuramente al 99,99%, avrà il pannello finalmente 120 Hz, cosa che su un top di gamma come iPhone, beh, era veramente ora. Arriviamo ora ad una notizia che farà molto felice tutti gli utilizzatori di iPhone, e è delegata al comparto batteria e ricarica. Allora, verrà migliorata la tecnologia MagSafe, andando a aumentare la dimensione proprio del magnete che sta sotto la scocca di iPhone, e che permette la ricarica a induzione con MagSafe, e grazie a questo magnete più grosso si potrà utilizzare la ricarica a induzione di MagSafe anche per la ricarica inversa, cioè utilizzare il retro del vostro iPhone per ricaricare alcuni accessori dotati di ricarica wireless, come determinati modelli di AirPods oppure l'Apple Watch. Chiaramente andare a cedere una parte della batteria per ricaricare un altro dispositivo, sappiamo che è un po' un incubo per gli utilizzatori di iPhone, che hanno da sempre avuto problemi di autonomia. Proprio per questo sembra che le batterie degli iPhone finalmente saranno più grandi.
Apple abbandonerà un pochettino dei suoi vecchi estetici andando ad aumentare lo spessore di questi obiettivi dello 0, qualcosa millimetri, però i dispositivi avranno tutti quanti una batteria comunque maggiorata rispetto ai modelli 12, che permetterà sulla versione Pro Max, dicono, di arrivare fino al 25% di autonomia in più, e la batteria potrebbe addirittura superare i 4400 mAh, andando di fatto a portare su un dispositivo con uno schermo così grande una batteria finalmente all'altezza. Ottima, ottima notizia a mio avviso, non tanto per il MagSafe, ma per l'autonomia maggiorata. Bene amici, questi sono i rumors, i leak, le notizie, chiamiamolo oramai perché sono state oramai riprese da tutti, sicuramente faranno parte delle novità dei nuovi iPhone 13. Naturalmente Apple ci potrà smentire all'ultimo, magari qualcuno di questi rumors è stato messo ad hoc in giro da Apple per creare un po' di hype o fare un pochettino di sondaggio live per vedere se è una modifica da fare o no, ma in generale questi che vi ho detto quasi sicuramente li vedremo sui nuovi dispositivi della casa di Cupertino, dispositivi che io sono curiosissimo di vedere, perché comunque si dica quel che si dica, saranno cari, saranno overkill per le prestazioni, per le feature. Il 90% delle persone che se li compra non ha bisogno di un telefono con tutte quelle funzioni che costa così tanto, quello che volete, ma tutti gli anni gli iPhone riescono sempre a suscitare un po' quell'effetto wow, hanno quell'hype, ci fanno vedere proprio quella curiosità, quella colina in bocca, come pochi altri produttori sanno ancora fare nel 2021. Per cui, dai, 14 settembre, evento live da Cupertino, finalmente evento in presenza, sarà il primo dopo lo scoppio della pandemia, vi dicendo. Devo dire la sincera verità, gli eventi virtuali che hanno fatto in questo anno e mezzo a me sono piaciuti tantissimo, avevano un sacco di verve, un sacco di ritmo, erano belli, ben fatti, molto coinvolgenti. Però effettivamente capisco che l'evento dal vivo, per chi potrà essere lì, sarà un'altra cosa. Dai, vabbè, vi ho già tediato troppo, vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, vi ricordo che sono la schermata finale, potete iscrivervi al mio canale, cliccando sul mio faccione, oppure potete vedere un altro video, se lo fate vi ringrazio. E con questo è tutto, ciao da Fulvio e buona vacanza.